La famiglia Maktoum regna sovrana a Dubai. Da 1833 la dinastia reale comprende 12 membri anziani e centinaia di membri nella famiglia stessa. Attualmente è diretto da Sua Altezza Reale, lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, sovrano di Dubai. Anche se lui e la sua famiglia rimangono estremamente popolari e amati della gente di Dubai e degli Emirati Arabi, molte persone al di fuori del paese non sanno nulla della famiglia reale, tranne che sono estremamente ricchi. La loro ricchezza combinata è stata stimata in oltre 18 miliardi di dollari. Ma perché sono così popolari? Diamo uno sguardo più da vicino alla vita della famiglia reale di Dubai. Benvenuti nel nostro canale, se non l'hai ancora fatto, assicurati di premere il pulsante iscriviti e di attivare la campana di notifica per essere avvisato ogni volta che pubblichiamo nuovi video. Luxy. Il membro di gran lunga più ricco della famiglia è il capo della dinastia e sovrano di Dubai, lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Lo sceicco, che governa dal 2006 e serve come vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti, gestisce il fondo di investimento Dubai Holdings ed è noto per la sua generosità. Rashid Al Maktoum ha 6 mogli e si dice che abbia speso un record di 100 milioni di dollari per il suo matrimonio con la prima moglie, Sheikha Hind Bint Maktoum, nel 1979. Anche la sua famiglia è molto popolare, non da ultimo a causa del suo affascinante figlio maggiore, il principe ereditario Hamdam bin Mohammed Al Maktoum, affettuosamente conosciuto dai suoi fan come Fazza. La famiglia regnante di Dubai mantiene la sua duratura popolarità grazie al suo modo insolito di mantenere un legame personale con i residenti della città. Possono anche essere visti camminare in pubblico o guidare nel centro di Dubai. Anche se estremamente ricchi, sono rimasti umili agli occhi dei loro sudditi e si dedicano alle cause pubbliche sia a Dubai che negli Emirati Arabi Uniti. Rashid Al Maktoum possiede proprietà di lusso in tutta Europa, compresa una villa all'avanguardia a Emirates Hills, situata in una delle comunità di gated più desiderabili di Dubai, soprannominata la Beverly Hills della regione. Il palazzo copre una superficie di 2.973 metri quadrati. Include 2 cucine e una lobby con una statua di Buddha, una palestra privata con attrezzature cardio e un ufficio domestico. La camera degli ospiti al piano terra ha un ampio soggiorno, una terrazza privata e un bagno. E un ascensore vi porta alle 5 camere da letto, che hanno i loro spogliatoi. La camera da letto principale ha anche il suo spogliatoio, bagno di vapore privato e bagno completo. La terrazza sul tetto ha un bar, una terrazza solarium e una grande vasca di idromassaggio, col vista sul campo da Golf Montgomery e Dubai Marina. La casa ha anche un enorme seminterrato con 2 ulteriori camere da letto, una sala TV e l'accesso al giardino incassato. C'è anche una piscina con altoparlanti subacquei. Nel giardino c'è un parcheggio per 5 auto e un alloggio per un custode e 3 camere. Il prezzo totale pagato per quest'angolo demente di Dubai è di circa 50 milioni di dollari. Lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum ha già fatto notizia dopo aver speso una fortuna per il prestigioso attico La Belle Époque, a Monaco, per circa 323 milioni di dollari nel 2010. Per quanto riguarda le auto guidate da questa famiglia, ti lasciano senza parole. Non hai vissuto veramente finché non hai visto il re girare per Dubai nella sua Mercedes classe G. Lo sceicco rinuncia spesso ad autisti e limousine per spostarsi personalmente in città. È stato visto in diverse occasioni mentre navigava da solo intorno ai laghi di Al Quadra. Lo sceicco possiede anche uno dei più grandi yacht del mondo, che misura 162 metri di lunghezza e può ospitare 155 persone. Il suo nome è anche sinonimo di corse di cavalli. Lo sceicco possiede Derli Stud, il più grande allevamento di cavalli da corsa del mondo, ed è diventato la figura più influente di questo sport. Se ti è piaciuto questo video, assicurati di dare un'occhiata anche agli altri presenti sul canale. Grazie per aver guardato e alla prossima!